Buongiorno ragazze, nuovo video. Allora, vi faccio vedere un po' di cose che ho comprato di recente ed alcune altre che mi sono state inviate dalle aziende. Ho deciso di fare questo video nonostante qualcosa ve l'abbia già fatta vedere qui e lì nei vari vlog, però siccome tante tra voi guardano i video haul, altri ancora guardano solo i vlog, e siccome tante volte vi perdete appunto i video in cui dico dove ho comprato le cose, ho deciso di farvi questo video per semplificare il tutto e quindi poi potete trovare qui le cose che eventualmente vi interessano. Zalando, 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 croce e delizia Zalando, perché io prima non acquistavo mai su Zalando, adesso è un continuo. Ci sono un sacco di cose carine e più accessibili rispetto agli altri siti online. Molte volte ci sono dei codici sconto, molte volte ci sono delle promozioni. Quando trovo qualcosa che mi interessa in offerta, l'acquisto sempre. Ultimamente volevo un paio di ciabatte, un paio di pantofole, e ora che noi quarantenni, ragazze, ci ripigliamo tutto quello che è nostro. Quindi io vedo tante tante ragazzine con questa marca, con questo brand, che è una marca che io adoravo quando ero adolescente, e quindi perché non continuare ad adorarla anche adesso? E quindi cosa ho preso, ragazze? Ho preso queste ciabattine qui di Fila, 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 Fila. A me piace tantissimo questo brand, mi piace proprio il logo, mi è sempre piaciuto, non lo so perché, mi dà una sensazione di ordine mentale, non so perché mi dà questa sensazione. Psicologi all'ascolto, intervenite, però fatto sta che ho voluto prenderle. Sono queste ciabattine qui, semplicissime. Guardate come sono brava, sono ancora imballate perché ve le volevo mostrare, però adesso comincerò subito ad utilizzarle e le stra adoro. Mi piacciono per tanti motivi, a parte il logo di cui vi ho poc'anzi parlato, anche la forma ergonomica, il fatto comunque che abbia questo spessore, quindi ci solleva un po' da terra, poi insomma tutto, il fatto che si possano lavare, sono comode, fresche, belle, 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 anche quando laviamo a terra, siamo in casa e laviamo a terra, possiamo tenerle, mentre gli altri tipi di pantofole si inzuppano. Quindi ragazze, queste mi piacciono tantissimo, che poi non sono pantofole ma ciabattine. Non mi ricordo quanto le ho pagate in realtà, mi pare di averle trovate intorno alle 12 euro, credo ragazze, non mi ricordo bene. Sempre da Zalando, però sezione beauty, quindi Zalando beauty, ho preso una cosa per provare se possa essere una soluzione in questo periodo in cui ho voglia di nuovo di mettere i rossetti, però di mettere i rossetti non c'è assolutamente modo, perché ho provato tutto, ragazze, sotto la mascherina. Ho provato le tinte di Pixi, ho provato quelle di Kiko, ho provato quelle di NYX, ho provato, adesso non ricordo, comunque ne ho provato tantissime, ho provato i rossetti, ho provato a fissarle, niente ragazze, si sbavano, quando poi tirate giù la mascherina sembrate un pagliaccio. Siccome quando mi trucco voglio poi completare il trucco mettendo qualcosa anche sulle labbra, ho pensato di prendere questo qui, che è un gloss di Kiko, è un gloss di Kiko, di questa linea qui, di questo brand qui, leggete voi perché io ho le lentine quindi non vedo da vicino. E ragazze, vediamo un po', lo sto testando, questo in realtà l'ho utilizzato già due volte prima di parlarvene e mostrarvelo, perché volevo dirvi qualcosa. E la cosa che un gloss non deve fare per me assolutamente è quello di fare la bavetta, e questo non lo fa, è molto confortevole sulle labbra. Mi piace tanto, questo è il numero 19, che si chiama, non ha nome, ok,
comunque della linea 3D Hydra numero 19, ed è questo colore così, però io credevo che si vedesse di più sul labbro, in realtà non si vede, quindi se mi trovo bene andrò a comprarne un altro più scuro, più scuretto, è quello che indosso in questo momento. Grande successo ha fatto questo anellino qui, che praticamente porta la campanella Capri attaccata adesso, che tintinna. Allora, è un anello che io ho trovato su Amazon, in questo video vi metto il link nell'info box, perché tante tra voi mi hanno chiesto notizie riguardo adesso e tante altre me ne hanno date. Infatti io non sapevo la storia del pastorello di Capri, che praticamente è una storia bellissima, una leggenda bellissima che vi invito ad andare a leggere eventualmente, e una tra voi, che ringrazio e saluto, me l'ha scritta, me l'ha spedita, quindi mi ha fatto interessare, io sono andata a leggerla ed è molto molto carina. Vi basti sapere che comunque questo tintinnio vi protegge da dai pericoli della vita, e quindi perché non provare, ragazze, facciamo tintinnare, quindi lo faccio tintinnare un po' per tutte noi, soprattutto dato il periodo. Altra cosa che vi voglio mostrare anche in questo video è questo bellissimo, oserei dire bellissimo, set di Happiness Boutique, di cui oggi io indosso gli orecchini e sono veramente stupendi. Quando ve li ho mostrati nel vlog non li avevo ancora indossati, devo essere sincera, e quindi ho voluto provarli un pochino in questi giorni per vedere come si comportassero addosso, se dessero fastidio, se creassero reazioni allergiche, se scolorissero con l'acqua, e assolutamente no, quindi li considero dei gioiellini di grande qualità, un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il brand è questo qui, e la cosa che mi piace di più, la cosa che mi piace tanto, è che per ogni oggetto venduto Happiness Boutique pianta un albero, quindi pianta un albero per ogni oggetto venduto. Questa è una cosa bellissima secondo me, quindi io ho scelto questi orecchini qui, vedete, questi che indosso, e poi questa collana, che è una collana snake, questa fatta così, che addosso sta veramente veramente bene. Adesso non l'ho messa oggi perché ho questo colletto, quindi sarebbe stato inutile, però l'ho indossata l'altro giorno insieme agli orecchini, e il set, la parure addosso fa veramente la sua bella figura. Una cosa che vi voglio mostrare assolutamente, che mi è stata inviata da una ragazza bravissima che ha una pagina Instagram, questa ragazza qui è originaria del mio paese, si è trasferita da tempo a Milano e ha una sua attività, è una bravissima, io la definirei stilista, perché veramente fa delle cose molto molto carine, si chiama Menta Piperita Milano. Vi metto anche in questo caso il link della sua pagina Instagram nell'info box, e mi ha mandato questa qui, io non mi aspettavo che me la mandasse, sono stata contentissima, guardate che carina. E la cosa bella, bellissima, è che praticamente lei ricicla i materiali, quindi questo è un sacco di juta che conteneva caffè, e guardate cosa ne ha fatto, ragazzi, ne ha fatto una borsa stupenda, all'interno c'è questa pochette fatta in questo modo, vedete, poi da una parte è questo color vinaccia, da quest'altra parte invece si vede il particolare del sacco di juta, e poi ha due lunghezze di manici, ha due lunghezze di manico, quindi questa più corta per portarla a mano e questa più lunga per portarla a spalla. È molto 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 bella. Io adesso non so i costi, non so niente, però vi metto il link alla sua pagina, se vi interessa, così potrete chiedere a lei. È davvero bella, ragazzi, io questa la utilizzerò per andare a mare, credo, perché è molto capiente, se Dio vuole, se tutto si sistemerà un po', se torneremo di nuovo alla luce e riusciremo ad avere attimi di spensieratezza, verrà con me al mare. Una cosa che mi è stata invece mandata tramite il sito Octoly è questa qui. Avrei dovuto parlarvi prima di questa crema, però in realtà ho voluto testarla un po' prima per potervi dire delle cose, per potervi dire qualcosa, perché altrimenti che cosa vi avrei detto? Ve l'avrei soltanto mostrata. Ed è di questa linea qui, che si chiama qui. Questa crema
praticamente è molto molto corposa, vedete, ed è però al contempo fresca e si assorbe subito sul viso. Mi piace tantissimo. Io tra tutte le creme che c'erano proposte ho scelto questa, che è per pelli sensibili con cuperose. Perché? Perché in questa zona qui, soprattutto adesso, soprattutto dopo quello che mi è successo, soprattutto quando comincia a spuntare il primo sole, che qui è abbastanza cocente, si formano delle piccole venuzze, dei capillari che sono brutti da vedere, quindi non mi piacciono assolutamente. Io li ho sempre curati, ci ho sempre fatto attenzione e ho voluto prendere questa appunto per vedere come si comportasse, e devo dire che effettivamente dà una sensazione di freschezza, sembra proprio andare a lenire la pelle. Adesso che faccia miracoli e faccia scomparire i capillari, no, però sicuramente migliora la microcircolazione, va a decongestionare la zona, insomma ci sono dei principi attivi al suo interno, degli ingredienti che fanno sì che appunto possa aiutarci in questo senso. Si chiama Yalu Collagen 10 ed è appunto per pelli sensibili e con cuperose. Eventualmente vi metto tutto, anche in questo caso, nell'info box. Questo mi è stato inviato appunto dall'azienda, e eventualmente, questo poi eventualmente ve lo farò vedere in opera, vi farò vedere quando la uso durante la mia skincare, anche se per sapere come si mette una crema non è che ci vuole un video tutorial in realtà. Comunque questa qua io la promuovo, mi sta piacendo tanto e ve la consiglio assolutamente, soprattutto se avete questo problema di cuperose qui sul viso, perché è fastidioso, oltre che antiestetico è anche fastidioso, quindi questa risolve il problema, è curativa in questo senso, e quindi mi piace per questo motivo. Quindi detto questo, io vi ho mostrato tutto, credo, e vado a mettermi le mie ciabattine nuove, perché stamattina ancora avevo le vecchie, che adesso se ne andranno in pensione. Ok, sono anche comode. Comunque ragazze, io voglio chiudere questo video con un piccolo chiarimento, una precisazione, perché ultimamente mi è successa una cosa strana. Sono arrivate da più persone, non capisco cos'è questo simbolo sulla videocamera, ancora la devo capire bene. Comunque sono arrivate alcune segnalazioni da più persone in cui mi si dice che su YouTube ci sarebbero delle persone che prendono spunto dai miei haul, dai miei acquisti, dalle cose che faccio, dalle cose che dico, eccetera, e quindi questa cosa dà loro fastidio e me la vengono a segnalare dicendomi: Carmen, guarda questa, compra le cose uguali alle tue e non lo dice nel video, Carmen, guarda quest'altra, praticamente ha copiato pari pari il tuo haul Ikea e non l'ha detto nel suo video, non ha detto che ha preso spunto da te, eccetera eccetera. Ora ragazze, in realtà io vi voglio dire una cosa: qui su YouTube la parola copiare, la parola scopiazzare, secondo me non ha molto senso. In che senso? Alla fine noi ragazze, noi donne di una certa età facciamo dei video più o meno con gli stessi contenuti. Io sono su YouTube da una vita, ragazze, quindi ne ho viste di cose, ho visto l'evoluzione di YouTube, ho visto come sono cambiati i gusti, sono cambiati anche i miei gusti, è cambiato il modo di fare video, è cambiato il contenuto dei video, è cambiato il contenuto dei miei video. Si cresce, si cambia, si matura, si portano contenuti in base a quello che si è. Quindi è difficile in realtà che a volte questi contenuti non siano simili, perché se parliamo di pulizie penso che si pulisca tutte allo stesso modo. Se parliamo di prodotti per casa, i prodotti per casa sono quelli. L'originalità sta nella persona, in quello che si è, in quello che si porta e nel modo in cui lo si porta su YouTube, che poi è quello che io ho sempre considerato essere la propria coscienza, la propria etica, consentitemi il termine. Io ho fatto un'evoluzione in questo senso, perché dall'essere completamente chiusa proprio a riccio, mi sono piano piano aperta, e ora ho fatto grandissimi progressi in questo senso, perché rispetto a prima, ragazze, sono molto 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 più aperta, parlo molto di più con voi, vi racconto molto di più della mia vita, anche se ancora tendo
a mantenere degli ambiti privati, ma sono fatta così. Quello che però io effettivamente contesto non è tanto il prendere spunto, il portare gli stessi contenuti, ma il fatto che non lo si dica. Su questo sono d'accordo con le segnalazioni che mi sono arrivate, anche perché io nel momento in cui vedo qualcosa nel video di un'altra ragazza e lo riporto poi sul mio canale, l'ho sempre detto, lo dico sempre, mentre tante non fanno lo stesso con me. Quindi questo, di questo sono consapevole, ragazze, come sono consapevole anche del fatto che tante mi guardano, tante mi conoscono, però fanno finta che io non esisto su YouTube, ma a me sinceramente non interessa, perché capirete che i problemi della vita sono ben altri. Ci sono anche ragazze diverse che molte volte mi stupiscono. Di recente ho avuto modo di parlare con qualcuno che fa video su YouTube o comunque di interagire tramite Instagram e di capire che ci sono persone che la pensano come me. Quello che io penso, infatti, è che se io nomino il canale di Tizia o se io nomino il canale di Sempronia, non è che poi lei va a prendere i miei iscritti o comunque io perdo qualcosa e lei guadagna qualcosa in più, o comunque io perdo, che ne so, non lo so spiegare. Cioè non è che se io condivido l'altrui lavoro o comunque dico di aver preso spunto da qualcuno, tolgo a questo qualcuno qualcosa. YouTube è grande, c'è posto per tutti, ragazze, c'è posto per tutte. Quindi io credo che questa continua lotta, poi vedo veramente gente, guerriglie interne, ragazze, su Instagram è un continuo, frecciatine, quella fa delle frecciatine per quell'altra, quell'altra fa frecciatine per quell'altra ancora, poi quella risponde con un video, poi fanno delle dirette, cioè ragazze, ma non avete veramente niente da fare. Io credo che siano veramente nemmeno all'asilo, prendetela leggera, prendetela con il sorriso, collaboriamo, condividiamo le cose. Io sinceramente ho instaurato dei rapporti qui su YouTube, pochi ma buoni, per cui penso di essere sicura che quelle persone a cui mi rivolgo molte volte per chiedere un consiglio, un aiuto, sono persone sincere. Grinch. Vediamo come si sente il telefono. Facciamo la prova audio. Saluta le ragazze. Ciao a tutti. Mi rivolgo a queste persone a volte per chiedere un consiglio, un aiuto, e sono sicura che ci sia da parte loro, così come da parte mia, proprio la voglia di condividere e di migliorarsi insieme. Questo è quanto. Secondo me bisognerebbe essere un po' più tranquille su YouTube e fare le cose con uno spirito diverso. Basta con queste guerriglie interne, basta col sentirsi migliore delle altre perché si ha un iscritto in più, basta sentirsi migliori delle altre, punto. Nessuno è migliore di nessuno, alla fine veramente stiamo qui a fare dei video, non è che stiamo facendo, non stiamo salvando delle vite umane, ecco. Detto questo, io chiudo qui il video, altrimenti diventa molto lungo. Spero che vi sia piaciuto, che vi abbia dato qualche spunto, spero che anche il discorso finale sia giunto là dove doveva giungere. Questo video finisce qui, ci vediamo al prossimo video, vi mando un grande bacio e ricordate che ve se ama.